giornata, come in questa stagione, sono due notizie positive. Il discorso di Conte e il raddoppio delle risorse messe per contrastare la crisi è una cosa buona. Forse non è un bazooka, come qualche giornale ha scritto, insomma, è un'arma forse di una taglia minore, ma insomma, è importante che ci sia. La sortita di Draghi è anche importante per il carisma che l'ex presidente della BCE ha, non solo in Italia, ma negli ambienti internazionali, negli Stati Uniti. E quindi è stata una presa di posizione significativa che ha detto, insomma, l'alto debito sarà la nuova normalità dei bilanci, di questa fase. Ha parlato di tragedia umana dalle proporzioni bibliche, per capirci. E quindi, queste sono due buone cose. Però, diciamo, per noi italiani è chiaro che non è mai semplice come per gli altri, perché noi partiamo da un livello di debito pubblico già molto elevato e quindi dobbiamo stare attenti, a come gestiamo la nuova normalità. Cioè, la nuova normalità non sarà un calderone in cui, che ne so, i danesi e gli italiani che hanno livelli di debito pubblico stratosfericamente distanti, vengono equiparati. In questa nuova situazione bisogna disegnare misure efficaci, puntuali, cioè non si può sbagliare, non si possono evidentemente spendere denari così a pioggia, bisogna disegnare bene le misure. E ieri Banca d'Italia, in una nota che ha mandato al Senato a proposito del provvedimento Cura Italia, già ha messo a punto alcune, forse è sbagliato definirle critiche, però alcuni miglioramenti delle misure che sono state disegnate. Ecco, allora quindi per noi la parola rigore diventa, certo, attenzione alle quantità, evidentemente, e anche attenzione al modo di procedere. Le misure non possono essere sbagliate, devono essere disegnate bene, sia per il carico finanziario, sia per le coperture e le tutele che devono dare alla popolazione. Sì, banca.